Scusami, palcoscenico Sanremo, abbiamo l'ospite, devo presentare l'ospite, ma soprattutto presentare ospite, sì. l'orchestra, ah, Cristian. L'orchestra, abbiamo anche l'orchestra. Carmen, stai, insomma, il nostro sogno ha meno budget. Non ce l'abbiamo l'orchestra, allora, massimo una base ci possiamo permettere. Allora, Cristian, è una vita che io aspetto di presentare il maestro Vince Tempera. Ah, vuoi anche a Vessicchio, magari, no? Perché tanto sì, ce l'abbiamo noi. Dai, è una vita che sogno di presentare l'orchestra e di nominare questo nome. Allora, dai, ti prego, lasciamelo fare. Va bene. Dirige l'orchestra il maestro Vince Tempera. E anche Beppe Vessicchio, perché tanto ce l'abbiamo. Ce lo mettiamo anche lui. Di Diodato. Canta Deva. Che dovevo evitare e faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto fuga torno sempre a te. Per Deva, grazie Deva, grazie, grazie. Allora Cristian, non ci facciamo mancare nulla, anche noi con l'ospite, e quindi cominciamo a breve, domani comincia
il Festival di Sanremo, la kermesse della musica italiana tanto attesa. Sì, questa diventa una sorta di settimana santa per Sanremo, perché noi lavoreremo sul pezzo, ma soprattutto sembra che tutto si congeli per parlare a pieno poi di Sanremo. E tu, Carmen, come sempre vuoi iniziare con delle novità, ma soprattutto sì, delle news, ecco. E allora, è notizia di queste ore che a Sanremo ci sarà anche Fiorello, l'hanno visto arrivare. Eccolo come qua. Poteva mancare Fiorello, che affianca da sempre il suo amico Amadeus, e quindi insomma, oltre al nome di Checco Zalone, arriva anche Fiorello. Sarà proprio bello e curioso capire come verrà in qualche modo ammortizzata la sua presenza durante la settimana, perché appunto c'è già un altro comico, come dicevi poc'anzi, ne abbiamo anche parlato la settimana scorsa, appunto Checco Zalone. Però noi dobbiamo focalizzarci poi sui veri protagonisti di questo Cristian, ti voglio anche svelare una cosa bellissima che riguarda Fiorello e Amadeus. Loro hanno vinto il premio Biagio Agnes perché dal 99 non si facevano tutti quegli ascolti, considerato che loro passeranno alla storia perché hanno presentato un festival senza pubblico e sono riusciti a tenere l'Italia unita in un momento critico in cui, tu sai bene, eravamo tutti in casa con il lockdown. Ma ecco, qualcuno può dire, ma durante il lockdown è ovvio che lo share era altissimo, la gente era in casa, costretti a stare in casa, ecco. Però devo dire che c'è stata un po' di polemica, molti insomma hanno contestato il fatto che si realizzasse il Festival di Sanremo nel momento in cui invece molte attività si chiudevano, molti teatri si chiudevano. Però ricordiamo insomma che quest'anno invece il pubblico in presenza c'è al 100%, c'è. Quindi sarà la vera sfida, sarà capire come, ecco, reinventare un Sanremo che in qualche modo potrebbe essere copia e incolla delle precedenti edizioni. E allora, Cristian, chi sono i cantanti in gara? Perché la differenza la faranno i cantanti in gara. Guardate cosa abbiamo selezionato per voi in questa grafica. Abbiamo raggruppato tutti i grandi big, da Noemi e Elisa al grande Achille Lauro, Emma e torna Giusy Ferreri, coppia Mahmood e Blando, Irama, Fabrizio Moro, la rappresentante di lista Anna Mena, che insomma sarà la versione un po' spagnoleggiante di questo Sanremo, e grandi grandi nomi, come vedete da questa grafica, e devo dire anche dei big della musica italiana che in qualche modo ci faranno toccare anche quelle corde un po' retro, un po' vintage, che non eravamo più abituati a vedere. Ma infatti eccoli qua, guarda, ecco, anche il carino, sì, tutte le immagini. Però Cristian, noi soprattutto oggi vogliamo mettere a confronto insomma dei big della musica italiana, perché sono quelli che poi sempre attirano il nostro pubblico e sono sempre quelli più amati, perché in questo festival, l'hai detto poc'anzi, abbiamo Gianni Morandi, abbiamo Massimo Ranieri, ecco, Iva Zanicchi e la Rettore, insomma, fra un grande ritorno per quattro big protagonisti della musica italiana. Sì. E allora io vorrei partire proprio con Gianni Morandi, che è uno insomma dei cantanti più amati, cantante, attore, produttore. Lui è anche stato cantautore e anche compositore per molti artisti. Qui lo vediamo con Jovanotti, perché Jovanotti è l'autore del brano che lui presenta, che si intitola Apri tutte le porte. C'è stata anche un po' di polemica legata a Gianni Morandi, perché sembra che a un certo punto lui abbia anticipato parte del suo brano, non sapendo, si è scusato, ovviamente perché non è stato sa usare i social, povero non Gianni, è stato dai eliminato, perché sai benissimo che le canzoni devono essere inedite, non si possono anticipare. Allora vediamo un video del Gianni Morandi giovanissimo, un video tanto amato di una canzone con cui lui ha vinto il Cantagiro nel 64, In ginocchio da te. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Quanto
quanto hanno emozionato queste canzoni. Tra l'altro lui qui è quella donna di cui si è innamorato, perché dalla canzone hanno tratto un film e da cui ha avuto tre figli, di questi tre Marianna, che poi è diventata compagna di Biagio Antonacci. Quindi Gianni Morandi ha due nipotini Antonacci, ricordatelo. Vedi che liaison musicale. Però insomma, Carmen, tu hai citato anche altri tre grandissimi protagonisti della musica italiana e io non posso non soffermarmi sull'Aquila di Ligonchio, quella voce da grande maestra della musica. Sto parlando ovviamente di Iva Zanicchi. Iva che finalmente torna sul palco dell'Ariston dopo un 12 anni, se non erro, di assenza. Torna con un brano che già il titolo è tutto un programma, Voglio amarti, a differenza invece di 12 anni fa, quando le diceva Ti voglio senza amore. Sai che ci fu quella grande polemica poi con Benigni, pare che la Zanicchi insomma si sia un po' risentita da questa polemica, perché ormai una donna di quasi all'epoca, ecco, 76 anni, cantare Ti voglio senza amore era quasi uno scandalo. Ma invece adesso torna perché vuole amare, vuole soprattutto emozionare tutti i telespettatori, quindi noi la vogliamo anche ricordare grazie a questo video con un grande classico, Zingara. Destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli. Meravigliosa, sì, meravigliosa la nostra Iva. Una donna di grande personalità, poi insomma 82 anni, sfiderei chiunque. Certo. Ecco. Allora Carmen, però facciamo così, prima di cambiare pagina e interessarci anche un po' a quel sano gossip che sì, a me piace tanto, domani ti svelo un piccolo anteprima di quello che voglio fare con te. Ti voglio anche raccontare delle quotazioni che hanno questi cantanti in gara, perché ricordiamo, Sanremo è comunque una gara. Va e bene. Quindi ci divertiremo anche a dare una sorta di podio o pronostico dei magari nostri lo amici chiediamo in gara. Anche agli amici a esatto, casa facciamo anche il nostro pronostico per vedere chi vincerà questo 72esimo esatto, festival di Sanremo. E pare che la Zanicchi non sia tra le favorite. Però vabbè, insomma. Allora, hai parlato di gossip che a noi piace tanto, perché insomma il festival di Sanremo attira per le canzoni, per le presenze, per gli ospiti, ma anche per gli abiti e anche per le conduttrici. Allora sì, nel 2018 conduce il Festival di Sanremo Michelle Hunziker, che ad un certo punto, quando era sul palco, lei incrocia gli sguardi della sua famiglia, c'era Tommaso Trussardi, c'era Aurora Ramazzotti, e lancia un messaggio, un saluto a tutti loro. Guardiamo questo video. Salutiamo ancora una volta questo bellissimo pubblico di Sanremo, anche voi là sopra, che siete quelli che danno più carica in assoluto. No, anzi, colgo anche l'occasione, ho visto la mia famiglia là dietro, c'è mio marito che non vedo da 2 settimane. Amore, ti amo, sei talmente bello che ti risposerei. Gianna, le ultime parole famose di Michelle Hunziker, che dice ti amo, sei talmente bello che ti sposerei, ma guarda che cosa succede, perché è notizia insomma di queste settimane. Michelle Hunziker e Trussardi, i motivi del divorzio, vabbè, quelli li sanno solo loro, hanno deciso insomma di intraprendere percorsi di vita diversi, anche se promettono e giurano di stare vicino alle loro figlie Sole e Celeste. Quindi insomma un amore che sembrava indissolubile si scioglie. Quindi la Hunziker, dopo aver rifatto, forse voleva fare la sua un nuovo Sanremo, dichiarazione d'amore al marito, insomma si separano. Va bene, insomma noi staremo a vedere cosa succede. Però sono successe tante cose in tanti anni di Sanremo, ma soprattutto tanti scandali e tante bellezze che si sono articolate scendendo quelle scalinate. Così io un nome a caso, un nome che proprio mi lascia così emozionato, è Belen Rodriguez in quella famosa scalinata. Guardatela con me.
che indossa prima un Fausto Puglisi bianco modello egiziana da 8 pieno e poi l'abito della discordia, sempre Puglisi, colorato di chiffon con scarpe Lesilla e maxi spacco che Belen non fa proprio niente per nascondere. Mio caro, una soubrette che con quella con quell'ingresso, con quella scalinata lì, ha offuscato tutto quel festival, persino il vincitore, persino gli ospiti, insomma. Tutti parlavano di questo tatuaggio. Ma va bene, ecco, io sono concorde. E comunque, Christian, abbiamo un'altra immagine, perché poi questo abito è stato bocciato insieme a quello di Michel Hunziker, vedi, abito lime, questo colore un po' troppo acceso, e addirittura in rosso, quasi riconoscibile, con questo vestitino quasi da damerina, c'è Ilary Blasi. Quindi, bocciati questi look di Sanremo, insomma, oggi vogliamo essere un po' polemici, vedremo. Io sulla Belen sarei clemente, però vabbè, insomma. Ma continuiamo, come hai detto, con gli scandali, perché sono state proprio delle cantanti a provocarli. Io ti cito, per esempio, nel lontano 86 Loredana Bertè, quando è uscita con la pancia, guarda, e ha cantato con la pancia. E poi, Christian, ma secondo te una Sabrina Salerno che fa in costume da bagno dal mare arriva sul palco di Sanremo? Anche un discorso di comodità, ecco, per cantare Siamo Donne bisognava in qualche modo far capire proprio al pubblico che erano donne, e quindi hanno deciso di mettersi in bikini, probabilmente, non lo so. Christian, allora, è stato chiesto a Loredana Bertè come mai ti è venuto in mente di cantare col pancione. Lei ha detto: io l'ho fatto proprio per dimostrare che la donna incinta, la donna in attesa non è malata, ma anzi è piena di grinta, è piena di energia, è piena di solarità. Anzi, lei dice: come mai nell'86 è stato uno scandalo, quando invece poi 30 anni dopo l'ha fatto Lady Gaga e nessuno ha detto nulla? Quindi, insomma, lei era veramente avanti. Ed era avanti tanti anni fa. Allora, facciamo così, Carmen. Noi per questa puntata ci fermiamo un attimino, perché lavoriamo per la prossima, dato che domani torniamo in diretta a raccontarvi Sanremo, ovviamente con tante novità, tanti scoop da sviscerare insieme e poi, insomma, comincia sorprese. Anche perché domani siamo ancora con l'anticipazione, il festival comincia domani ma in serata, quindi noi avremo così il piacere di seguirlo, di stare lì incollati allo schermo come tutti quanti voi, per poi commentare, insomma, da mercoledì quello che finalmente succede su quel palco. Ok, allora seguiteci anche sulla pagina ufficiale di Teleregione e di Palcoscenico Sanremo, e non ci resta che dire arrivederci a domani. Ciao a tutti.